Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Siamo in compagnia del dottor Adriano Vaghi, presidente dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, Italian Thoracic Society. Buongiorno, dottor Vaghi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi vorrei parlare con lei della segnalazione che è stata fatta circa 2 o 3 settimane fa di un crescente numero di casi di polmoniti interstiziali con caratteristiche del tutto analoghe a quelle riscontrate nei pazienti affetti da Covid-19, ma con tampone negativo. La notizia ha avuto una forte risonanza mediatica, è stata ripresa da numerosi media nazionali e vorrei chiederle un aiuto nell'interpretazione di questa casistica apparentemente strana, appunto di polmoniti con queste caratteristiche, ma con tampone negativo e anche delle indicazioni su come gestire situazioni di questo tipo. Buongiorno a tutti. La notizia non è nuova e non è strana, nel senso che già IT AIPO ha premente prodotto un documento di consenso che riguarda anche questo argomento. E già fin dall'inizio dei primi episodi di polmonite da Covid, sia in Cina che in Italia e in Europa, sono stati registrati dei casi che soprattutto ad un primo tampone sono risultati negativi, ma presentavano tutte le caratteristiche cliniche e radiologiche di una polmonite da Covid. Quali possono essere, tra virgolette, i motivi? Ovviamente, come qualunque esame di laboratorio, il tampone nasale o orofaringeo non ha una sensibilità attorno al 100%, quindi non riesce ad intercettare esattamente tutti i casi di infezione da Covid. Questo è dovuto a numerosi problemi. Ci possono essere dei fattori cosiddetti tecnici, ad esempio le modalità con cui viene effettuato il prelievo. Il prelievo in particolare orale è quello che si fa con un bastoncino direttamente in bocca e quello nasale eventualmente con passando per le cosiddette cavità nasali. Quindi ogni tipo di tampone ha una modalità tecnica di esecuzione. Inoltre ci sono problemi connessi ai reagenti, che possono essere non sempre gli stessi o variare, al trasporto che deve avvenire ad una temperatura particolare intorno ai 4-7 gradi e alla modalità, come dicevamo, del prelievo stesso. Ci sono poi dei fattori biologici. Il tempo del prelievo condiziona la positività del prelievo. Infatti, appena il paziente è stato infettato, diciamo nelle prime 24 ore, il tampone può risultare negativo anche se il virus incomincia a replicarsi perché la carica virale è piuttosto bassa. La Troppo carica bassa per essere. inizia intorno alla terza giornata, quando compaiono i sintomi o il carico virale comincia ad esserci a poco prima della comparsa dei sintomi. Ha un apice intorno ai 4, 7, 8 giorni, decresce intorno ai 10 giorni e solitamente si negativizza intorno tra la 20ª e la 30ª giornata. Quindi perché si negativizza? Perché ovviamente la carica virale diminuisce perché esistono dei sistemi di clearance del soggetto che elimina progressivamente il virus. La sede del tampone, come abbiamo visto, è importante perché è sede di replicazione, quindi lo potremmo trovare nel tampone nasofaringeo, quindi andando in profondità, è positivo in circa il 70% dei casi, nell'orofaringeo, quindi appena appena in bocca, quindi pensate sopra la lingua o accanto alla lingua, ovviamente la carica virale, dato che è un virus che prolifera a livello dell'epitelio, delle cellule delle vie aeree, ovviamente più bassa. Quindi con carica virale bassa potrebbe risultare un tampone basso. Invece nell'espettorato in un paziente con polmonite raggiunge il 70%. Nel liquido di lavaggio bronchiolo-alveolare, cioè quando scendo con un broncoscopio e faccio un prelievo diretto delle secrezioni proprio nella sede della polmonite, solitamente è superiore al 90%. E quindi questo può spiegare perché, ad esempio, un primo tampone può risultare negativo. Ad esempio, già degli studi cinesi, ad esempio lo studio di Fang ha dimostrato che il primo tampone,
considerando 100 i pazienti positivi al Covid, con polmonite da Covid, se noi facciamo il tampone, soprattutto il tampone orale, il primo tampone risulta negativo tra il 40 e il 70% dei casi. Al secondo tampone aumenta la positività, così come aumenta al terzo e al quarto. Quindi effettivamente, prima di escludere, prima di dire che il tampone è negativo, il tampone deve essere ripetuto, soprattutto il tampone orale, praticamente più volte. Per quanto riguarda invece i pazienti cosiddetti COVID-like, quindi questi pazienti in cui il tampone è ripetuto due o tre volte, possono essere definiti come temporaneamente, in attesa di fare una broncoscopia, eccetera, come COVID-like o probabilmente tampone negativo. Ad esempio, sempre uno studio cinese, che sono quelli che ovviamente hanno avuto una maggior casistica, hanno osservato che su circa 1000 pazienti, l'88% dei pazienti presentava, con sintomi gravi, presentava l'esordio di una polmonite. Quindi l'88% dei pazienti gravi fa un attacco e ha una polmonite dimostrata con TAC. Ma solo il 59% dei pazienti fa un tampone, questo tampone risulta negativo, il primo tampone. Il secondo tampone sicuramente ha maggiori possibilità di positività e il terzo maggiore ancora. Rimane però una quota intorno al 30% dei casi che, per esempio, gli autori non hanno potuto confermare una diagnosi di Covid, vale a dire non hanno trovato del materiale virale presente sui tamponi. Questi tamponi, questi soggetti li hanno definiti Covid-like perché ad un'analisi attenta della radiografia del quadro clinico simulano, sono del tutto simili a pazienti che hanno una polmonite da Covid, che ha delle caratteristiche particolari, sono intese come area vetro smerigliato, bilaterali e periferiche, mantellari, e un quadro clinico caratterizzato da un aumento della PCR, linfopenia, aumento del D-dimero. E quindi le hanno chiamati COVID-like. Analogamente a un recente lavoro europeo, dove su una casistica di circa 240 pazienti, gli autori radiologi estremamente esperti hanno individuato due pazienti tipici per una polmonite da Covid, ma con due tamponi negativi. Ovviamente questi soggetti non hanno fatto un liquido di un esame BAL, cioè una broncoscopia, che magari avrebbe potuto confermare praticamente la diagnosi. Ecco, quindi mi scusi. No, prego. No, dicevo che quindi questa la notizia di questi di questo crescente numero di casi in realtà è qualcosa che voi avete visto sin dall'inizio, quindi questo ci fa pensare alla difficoltà di diagnosticare questa patologia. Certo, questo assolutamente, difatti praticamente AIPO proprio in relazione a questo ha pubblicato un documento di consenso che ha proprio come argomento la diagnosi, un approccio pragmatico ai pazienti con polmoniti praticamente sospette da Covid, ma PCR negativo. Ovviamente la negatività, come abbiamo detto, può essere il primo riscontro, ripetuti esami la possono poi praticamente disconfermare, così come un BAL. Però cosa succede in pronto soccorso? Cioè, in pronto soccorso abbiamo un paziente con un quadro di per sé tipico in un'area epidemica, un paziente con un quadro tipico, ma un primo esame fatto per tutti questi problemi che abbiamo detto, inadeguatezza del prelievo, problemi di reagenti, carica praticamente virale bassa, può risultare negativo. Quindi l'errore sarebbe ricoverarlo in un'area non Covid, perché può rappresentare una gravissima fonte di contagio. Questo è stato veramente tra i tanti motivi, uno dei motivi che nella prima fase ha facilitato, soprattutto perché eravamo inesperti di queste problematiche, ha facilitato la diffusione. Allo stesso modo, soprattutto in una seconda fase, è importante che questi pazienti siano riconosciuti, ricoverati in area ovviamente Covid, anche se in stanze separate, non assieme ad altri pazienti Covid, in modo che vengano fatti tutti gli accertamenti al fine di confermare una diagnosi definitiva.
Sì, quindi mi sembra di capire appunto come da lei sottolineato che ci sono due aspetti importanti. Da un lato una corretta diagnosi con tutte le problematiche legate alle metodiche che vengono utilizzate, dall'altro la creazione di un percorso differenziale che consenta di davvero separare pazienti Covid da pazienti non Covid. Tutte informazioni che chiaramente in questa seconda fase in cui ci auguriamo di non dover affrontare la nuova ondata dell'epidemia sono assolutamente fondamentali. Adesso il sistema sanitario deve prepararsi ad affrontare un'eventuale seconda ondata e deve chiaramente farsi trovare pronto a reagire in una maniera diversa rispetto a quello che è accaduto appunto nei mesi scorsi. Quindi mi sembra di capire che questi siano i due punti fondamentali, da un lato la diagnosi e dall'altro i percorsi differenziali. Dottor Vaghi, lei ha citato appunto il documento che voi come società scientifica avete elaborato, approccio pragmatico alla diagnosi di polmonite da SARS-CoV-2. Vuole parlarmi del documento, comunque sottolineare, mettere in evidenza alcuni aspetti peculiari del documento che ritiene possano essere maggiormente importanti? Diciamo i punti salienti sono questi, nel senso che abbiamo valutato la sensibilità, la performance diagnostica di ogni singolo esame, quindi la performance diagnostica dell'RT-PCR, cioè qual è il suo limite di sensibilità o di specificità e il suo ruolo, tra virgolette, di gold standard. Abbiamo valutato la sensibilità e specificità degli altri esami, in particolare dell'attacco del torace, e li abbiamo messi in relazione ovviamente alla cosiddetta probabilità pretest. È un conto è trovare la probabilità pretest e la diffusione della malattia infettiva nella popolazione. Ovviamente, tranne la cosiddetta PCR, nessun esame è un gold standard per fare diagnosi di SARS-CoV-2. Ma ovviamente, se noi praticamente valutiamo un attacco con queste caratteristiche e una probabilità pretest elevata nella popolazione, vale a dire se la diffusione del virus è circa il 30% dei soggetti e troviamo un attacco che abbia le caratteristiche che abbiamo detto, area beta-smerigliato, bilaterali e mantellari, possiamo essere confidenti che si tratti di una polmonite da Covid. Al contrario, se la prevalenza della popolazione è più bassa, dovremmo fare un'attenta diagnosi differenziale con altre polmoniti che possono avere caratteristiche simili. Quindi abbiamo introdotto il concetto di sensibilità e specificità per tutti gli esami, abbiamo introdotto il concetto di probabilità pretest che sarà fondamentale nella gestione della fase 2. Perché nella fase 1 abbiamo esami con pretest, con probabilità pretest estremamente elevata. In periodo epidemico non ce ne siamo accorti. Non vorremmo che in una fase 2, magari con una bassa probabilità pretest, il clinico inferisse o si comportasse come se fosse in una situazione di elevata probabilità pretest. Quindi effettivamente il ragionamento è complesso, ma la clinica è un esercizio complesso e ci troviamo di fronte ad una malattia particolarmente difficile. Quindi sembrano informazioni di statistica medica, di matematica, ma impattano profondamente sulla di scegliere e di discernere e di differenziare i pazienti. Ecco, quindi mi sembra uno strumento assolutamente importante e utile per il clinico appunto nella gestione della patologia. Ricordiamo che ci ascolta che il documento è scaricabile sul sito dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, ovvero www.aiponet.it, quindi il documento può essere scaricato a questo sito. Io la ringrazio, dottor Vaghi, per questa interessantissima chiacchierata e le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie davvero. Grazie a tutti, buongiorno. Arrivederci. Grazie.